Buongiorno amici, 24 aprile 2017, nuovo San Paolo. E anche qui, come tutta la città di Bari, il divieto di conferimento domenicale non è stato rispettato. I cassonetti sono stracolmi e l'operatore ecologico, che ha rimosso tutta la spazzatura per terra, ecco, sta aspettando la spazzatrice, chissà se venga, non sa neanche dove buttarla, perché se i cassonetti fossero liberi questa spazzatura andrebbe nei cassonetti, dove non viene fatto assolutamente la differenziata. Abbiamo pezzi di legno, abbiamo abiti e chiaramente invitiamo gli extracomunitari a rovistare nei cassonetti. Questi cassonetti della differenziata sono vuoti perché stamattina sono stati svuotati. Questa stampante non va con la plastica come un'altra che sta all'interno, oppure questa sedia in ferro non va all'interno. Allora adesso la togliamo, guardate quanta spazzatura c'è qui tra... Mamma mia, perché poi il vento la porta tutta qui, non è la prima volta, ci facciamo un giro, non è la prima volta che io vengo in questo punto. Chiaramente poi io qui sabato ho trovato i cinghiali, grazie al fischietto che poi troviamo i cinghiali, buste, poi vabbè tutto un mare di sporcizia e poi chiaramente troviamo l'intelligente di turno che appoggia gli ingombranti o il legno vicino al contenitore. Allora, caro intelligente, tu devi sapere che questi cassonetti vengono svuotati attraverso il mezzo meccanico. Quando il mezzo meccanico verrà qui ad agganciare il cassonetto, questi legni, questi legnetti, finiranno per terra. E allora è vero che gli ingombranti, ma questi non sono neanche ingombranti, devono essere adagiati in prossimità dei cassonetti. Allora chiaramente poi controlli zero in tutta la città, perché abbiamo solo 4 ispettori ambientali. L'operatore ecologico fa quello che può, però niente, ci vuole molta più civiltà, molta più civiltà.